Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Io personalmente adoro sciare, faccio sia sci che snowboard, però diciamocelo, negli ultimi anni andare a sciare costa veramente tanto, cioè siamo arrivati davvero a cifre importanti. Ho scaricato giusto l'altro giorno il listino prezzi degli ski pass dei comprensori in cui vado maggiormente, più di frequente, e il prezzo medio di uno ski pass giornaliero è di 70 euro, poi si arriva anche a 80 euro al giorno di ski pass per il Dolomiti Super Ski. Insomma, sono soldi anche perché oltre al costo dello ski pass bisogna poi tenere in considerazione il costo del noleggio di sci e scarponi se uno deve noleggiarli, quindi 35-40 euro al giorno. Poi ci metti il pranzo perché devi anche mangiare, il viaggio, quindi autostrada, carburante, eventuale parcheggio oppure pernottamento se rimani lì più giorni. Insomma, per una singola giornata di sci uno deve mettere in conto dai 150 ai 200 euro. Per questo quindi ho davvero cercato online un modo per risparmiare sull'andare a sciare, nell'attività di andare a sciare, e credo di averlo trovato in particolare con la promo Black Friday di Telepass Pay X. In questo video quindi vedremo innanzitutto che cos'è e come funziona Telepass Pay X, perché è davvero un casino. Cioè io adesso non per vantarmi, ma ne mastico un pochino di tutte queste promo, bonus di benvenuto, aziende fintech, servizi finanziari eccetera, ma vi giuro che per capire dove si collocasse Telepass Pay X ci ho messo un pochino, quindi vediamo che cos'è e come funziona. Due, vediamo nel dettaglio come risparmiare sul costo dello ski pass, perché il focus va proprio sul costo dello ski pass, e facendo due calcoli si risparmiano più di 200 euro. E infine vi do aggiornamenti su quella che è la mia situazione, perché io appunto ho richiesto qualche giorno fa l'iscrizione, la registrazione a Telepass Pay X, e vediamo come siamo messi. Vi tengo aggiornati. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea Zaccarelli, sono un ingegnere informatico e sui social e qui su YouTube parlo di finanza personale, di investimenti, di modi con cui guadagnare online e così via. Se anche a te interessano queste tematiche, allora metti il telefono in verticale, clicca sul pulsante iscriviti, così non ti perdi i miei futuri video, e se vuoi supportare il canale lascia anche un bel mi piace. In più sono anche il fondatore di andreazaccarelli.com, un blog di divulgazione finanziaria che, tra le altre cose, permette a chiunque, anche a te che stai guardando questo video, di guadagnare, non sto scherzando, diverse centinaia di euro facendo queste iscrizioni, usufruendo delle promo, dei bonus di benvenuto, perché sul mio sito, nell'home page, trovi l'elenco aggiornato con le promo e i bonus di benvenuto più interessanti, promossi appunto da banche, siti di investimento, società emittenti di carte di credito e così via. Quindi ti consiglio di darci un'occhiata, trovi il link qua sotto in descrizione oppure semplicemente scrivi andreazaccarelli.com su Google e dovrebbe saltare fuori il mio blog. Detto questo, iniziamo col dire che cos'è Telepass Pay X. Telepass Pay X è un servizio offerto da Telepass in collaborazione con la banca BNL. È davvero un casino perché da una parte c'è Telepass normale, che tra l'altro si divide in pacchetto base, easy e plus, se non sbaglio, e dall'altra c'è Telepass Pay X, che diciamo che con Telepass l'altra cosa c'entra veramente poco. Telepass Pay X è in realtà una carta conto, quindi una carta prepagata dotata di IBAN, sostanzialmente funge da conto corrente perché con questa carta, ok, si possono fare sia i bonifici e anche prelevare presso gli ATM e i bancomat, quindi diciamo che è proprio una carta conto. Interrompo il video giusto 10 secondi per dirti che se vuoi mandarmi un messaggio in privato oppure essere sempre aggiornato sulle varie promo appena escono e quindi guadagnare con i bonus di benvenuto, allora valuta di seguirmi sul mio nuovo profilo Instagram. Mi trovi cercando Andrea Zaccarelli-official oppure cliccando sul link che trovi in descrizione. Registrarsi a Telepass Pay X quindi significa di fatto proprio aprire una carta conto, e in più diciamo, dato che è promosso da Telepass, ti inviano anche a casa il dispositivo, lo scatolotto Telepass con cui vai in autostrada, paghi il pedaggio in automatico e salti la fila al casello. Secondo me, però, mio umilissimo parere, averlo chiamato Telepass Pay X confonde un pochino le idee, perché per boh, 15-20 anni Telepass, ma penso che sia nella mente di tutti, è quell'aggeggino, quel dispositivo che appunto metti in macchina e che ti permette di pagare il pedaggio in autostrada in modo automatico e di saltare la fila al casello. Quindi se mi fai un servizio finanziario, perché questo si tratta, Telepass Pay X è un servizio finanziario a tutti gli effetti, una carta conto, funge da conto corrente, perché me lo devi chiamare Telepass? Cioè, confonde le idee, potevano benissimo, secondo me, chiamarlo ad esempio
Pippo Pay, ok? Pluto Pay. E dire che Pluto Pay è una carta prepagata dotata di IBAN e in più, dato che è promosso da Telepass, quando la richiedi ti viene anche inviato lo scatolotto, il dispositivo Telepass che puoi usare per andare in autostrada. Secondo me, in questo modo avrebbero un pochino fatto meno confusione. Vabbè, scusate lo sfogo, ma questa era la mia opinione. Magari scrivete anche nei commenti qua sotto se voi avete capito al volo cosa fosse Telepass PayX o come me avete un attimo dovuto fare qualche ricerca e mettere insieme i pezzi. Detto questo, ora che abbiamo forse capito, cioè almeno io non so se l'ho capito davvero, che cos'è Telepass PayX, andiamo a vedere quella che è la promo del Black Friday. Eccoci qua sul mio computer, possiamo anche spegnere la neve e accendere la neve, bellissimo. Comunque, entro il 30 novembre, se ti registri e richiedi quindi questa carta conto Telepass PayX, hai innanzitutto, vabbè, il 50% sui pedaggi non ci interessa perché tanto è fino a un massimo di 15 euro, poi ho visto che è sotto forma di cashback, insomma non ci interessa. Hai un anno di Telepass a canone gratuito, quindi diciamo che questa carta conto, se ho capito bene, non ci costa niente per un anno, ma in più soprattutto abbiamo 3 giorni di sci gratis. Facendo qualche ricerca e approfondendo, queste sono le 3 giornate di sci gratuite. Il primo step è richiedere una tessera Ski Pass all'interno dell'app. Se ne possono richiedere fino a 4, che non significa avere 4 Ski Pass, ma avere 4 tessere ricaricabili con degli Ski Pass. Credo di aver capito così. Poi, step 2, registrare appunto le tessere nell'app. Step 3, godersi le giornate di sci, eccetera, eccetera. Insomma, da quello che ho capito io, è tutto gratuito per un anno, quindi fare questa cosa non costa niente e in più tu richiedi tramite l'app Telepass PayX, quindi non l'app Telepass, perché è come se fosse proprio un'altra cosa. Telepass PayX, richiedi lo Ski Pass e paghi lo Ski Pass tramite app. Prima devi ricaricare il conto, poi dopo puoi pagare. Comunque queste sono dinamiche molto tecniche e dettagliate, su cui magari faccio un video dettagliato in futuro. Comunque compri lo Ski Pass, paghi lo Ski Pass tramite questa app di Telepass PayX, poi ti viene rimborsato completamente per le prime 3 giornate di sci. Quindi se tutto va come deve andare, io quest'inverno ho 3 giornate, o meglio 3 ski pass giornalieri pagati, e quindi circa più di 200 euro, perché se il prezzo medio dove vado a sciare giornaliero per lo ski pass è di 70 euro, 7 per 3, 21, 210 euro in teoria gratis. A proposito di quella che è la mia situazione con Telepass PayX, invece vi posso dire che qualche giorno fa ho fatto la registrazione, ok? Ci ho messo circa 10 minuti, mi hanno chiesto alcuni dati anagrafici, nome, cognome, indirizzo, eccetera, numero di telefono, email, poi mi hanno chiesto anche la mia RAL, la provenienza dei miei redditi, insomma tutte quelle informazioni che le aziende fintech, quindi servizi finanziari, banche online, siti di investimento, eccetera, sono obbligate a richiedere per legge, quindi questa conferma del fatto che Telepass PayX, diciamo che non c'entra quasi niente con le autostrade, ma è un servizio finanziario a tutti gli effetti. Oltre a queste informazioni, poi ho caricato anche un documento, ho confermato la mia identità con un video selfie, infine ho fatto anche un bonifico di 2 euro da un IBAN, da un conto corrente a me intestato, conto corrente già in essere, in modo tale che loro potessero poi, o possano, perché devono ancora farlo, confermare la mia identità. Ho detto che devono ancora farlo perché io ho scaricato l'app di Telepass PayX, però quando vi accedo compare questo messaggio che dice sostanzialmente che stanno lavorando per me, abbiamo preso in carico la tua richiesta, se hai richiesto la spedizione di un dispositivo Telepass te lo consegneremo già attivo, quindi mi arriva anche lo scatolotto, riceverai un'email nel momento in cui potrai cominciare a utilizzare l'app e tutti i servizi di mobilità. Di solito ci vuole circa una settimana dalla richiesta. Ok, buono sapersi. Ti ricordiamo che Telepass PayX include una carta prepagata virtuale a canone zero emessa da BNL, potrai usarla tramite il tuo smartphone per acquisti online e pagamenti nei negozi. Figo. In più, se vuoi, c'è la possibilità di ottenere in app gratuitamente la versione fisica della carta prepagata, quindi mi arriva a casa la carta prepagata. Ok, niente, vi tengo aggiornati su quella che è la mia situazione e la mia richiesta.
Detto questo, ti ricordo che sul mio sito andreazaccarelli.com trovi tutte le promo e bonus di benvenuti, tra cui proprio questa qua di Telepass Pay X del Black Friday, così puoi avere già tutti i link sotto mano e alcuni passaggi. Ti ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Se hai dubbi, domande o curiosità, scrivimele qua sotto nei commenti, perché io rispondo sempre a tutti. E dimmi, raccontami anche quella che è la tua opinione nei confronti di Telepass Pay X, se è già un servizio che tu utilizzi o che un amico utilizza. Insomma, se sai qualcosa, scrivilo qua sotto nei commenti, perché sono sinceramente interessato a sapere quella che è la vostra opinione. Detto questo, metti il telefono in verticale, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!